Non ho mai visto un rotolo di pergamena di carta igienica. Eppure sono tanti anni che vado in bagno. Davvero curioso. Forse dovrei chiamare un inserviente. Forse dovrei servirmene senza pormi troppi problemi. Tuttavia l'emozione di conservare a casa mia questo prezioso manufatto, tra la mia collezione di barattolini San Montana e quella di cruciverba facilitati sbagliati, mi darebbe l'occasione di riscattarmi con la famigerata vecchia a cui pago l'affitto. Sai che ti dico? Quasi quasi me la tengo e almeno per oggi eviterò di andare di corpo. Radio Moscia la Bacca è lieta di presentare la seconda puntata della radionovella. La cipolla perduta di Brigvonesi Cutulac, operetta in esametri tronchi per più di due secoli censurata dal Recorso Vittorio Emanuele I, II, III e dal papato sotto il pontificato di Bonifacio VIII. Riassunto della puntata precedente. Il giovane Salvatore Pribnečić si reca ad assistere una performance del maestro violinista Hans Evaristo Daniello, quando ad un tratto viene colto da un fitto mal d'adipe. Pertanto si reca nella toeletta, ove trova un inusuale rotolo di carta di pergamena di carta igienica. Credo proprio che compierò una malefatta. Una burla, un gioco da birbante. Ecco, ora che ho nascosto questo rotolo di pergamena di carta igienica nella suola della mia pantofola sinistra, mi basterà fare finta di pattinare sul ghiaccio per non attirare l'attenzione tra la folla radunata in sala e svignarmela col manufatto che conferà prestigio alla mia figura e farà sfigurare la vecchia a cui pago l'affitto. Nel frattempo a 20 km da Zagabria, nella ridente Sumatra, l'ultima erede del casato Giancotti compiange il padre che sta per rimetterci le penne a causa di un letale raffreddore cinese. Il padre non ha smesso di starnutire per 12 anni e la 35 Paumei Giancotti non capisce che l'unico modo per ripristinargli i globuli gialli sarebbe vincere 4 volte di fila e il primo premio dell'Enalotto. Seconda puntata. Sono fuori dal teatro, meno male. Adesso mi basterà chiamare un taxi per tornare. Oh, mannaggia, sono tutti occupati. Deve essere perché oggi è San Grobstivec e tutti vanno a costruire tazzine di porcellana, come vuole la tradizione. All'improvviso, mentre Salvatore Pribnečić sta camminando contando le mattonelle dell'asfalto, cosa che lo dilettano poco, un tetro figuro armato di mani nude gli si para davanti. Salvatore Pribnečić si rende conto che l'individuo è armato di mani nude e il suo sesto senso della lavastoviglie gli suggerisce di cercare la via del dialogo. Pertanto dice: «Suppongo che mi abbiate confuso per un venditore di nocciole paesane. È l'altro. Voglio il tuo culo». Allorché, sollevato, Salvatore Pribnečić sospira. Pensavo foste intenzionato ad impossessarvi con metodi crudi alla pergamena che nascondo gelosamente nella suola della mia pantofola sinistra. Oh, meno male. Ma il tetro figuride, con ogni probabilità un killer seriale, obietta freddamente: «Voglio il tuo culo e la pergamena». Salvatore Pribnečić, non desideroso di farselo mettere in culo, si dà le gambe in spalla e scappa via. Ah, ah. Che fatica a correre. E per giunta ho sempre la pergamena incastrata nella suola della mia pantofola sinistra. Oh, mannaggia, non me ne va bene una. Ah, ah. Nel frattempo a Sumatra, nel palazzo della dinastia Giancotti, entra in scena un altro personaggio degno di merito. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. So che forse non è il momento migliore per dirvelo, ma io sono l'eretto discendente al casato Giancotti ed esigo di essere rispettato e temuto per buona parte dell'anno solare in corso. Lasciate che il padre muoia tra i visci di mucchi. Il mio nome è Gianni Giancotti. I miei soldatini di piombo hanno circondato l'intero palazzo. Come puoi minacciare questo povero vecchio con quella zucchina, Gianni Giancotti? Esci subito da questa millenaria capanna, prima che ti dia il pasto del budo al caramello. Immagino che questo significhi battaglia. Dunque, mettete pure mano alle vostre goule. Con vero piacere, Gianni Giancotti.
Sebbene i miei piedi siano ancora saldamente incastrati nei mucchi paterni, vi darò del filo da torcificare. In guardia, Gianni Giancotti. In guardia. Finisce qui la seconda puntata della radionovela La cipolla perduta di Bregavanesico Tulak, l'opera breve in esametri che ha reso Radio Mascia la bacca l'emittente radiofotica più celebre di tutta la Calabria centro-meridionale. Appuntamento a domani, Sega. Buonanotte e buon augurio.